agli autori di Agenda 2023 No War con una edizione dedicata alla pace e con un contributo particolare. Ce ne parli? Sì, allora io ho voluto raccontare le guerre in Africa, fondamentalmente il fenomeno migratorio dalla Libia, dall'Algeria, perché è comunque qualcosa su cui va tenuto acceso il riflettore, però ho intrecciato una dimensione di un ricordo intimo, privato, no? La pace che si fa tra i bambini, com'è facile la pace e l'amore tra i bambini, anche quando magari c'è una situazione di un piccolo conflitto da risolvere attraverso quello che era, insomma, la filastrocca. Mannaggia al diavoletto che ci ha fatto litigare, e come invece diventa un discorso molto più complicato quando si è grandi. E quindi c'è Amina, questa bimba di 4 anni che arriva in un hotspot, non sa che la mamma è morta, e c'è questa donna ormai adulta che vorrebbe trasferire quel contenuto di serenità e di pace, ma si rende conto che non può fare altro che regalarle un angioletto.